Cari amici di Radio 28, buon pomeriggio, buonasera a tutti quanti voi che ci seguite. Oggi andiamo in onda con il nostro format Salotto 28, perché abbiamo un ospite davvero eccezionale, importante, un amico direi. E lui è Lamberto Rimondini, è un autore, ricercatore italiano nato a Bologna, ha conseguito la laurea in scienze politiche con una tesi di laurea sui rapporti internazionali tra Vaticano e Mosca. Lamberto, benvenuto, ciao. Buongiorno Leonardo, buongiorno a tutte le amiche e le amici che ci stanno ascoltando. Spero di aver fatto una presentazione giusta senza, insomma, dilungarmi tanto. Giustissima. Lamberto, il mio invito per farti in trasmissione è stato ed è voluto soprattutto perché tu hai scritto due volumi, due libri molto molto interessanti a mio avviso, che io non ho ancora letto, ma come ci siamo già detto in telefonata mi accingerò nel breve a stretto giro a leggere, perché è un po' la rivisitazione, se vogliamo dire così, di quella che è la storia che ci hanno insegnato a scuola. E quindi la mia domanda è questa qui: per quale motivo tu hai deciso di andare a trovare, a documentarti e a cercare documenti secretati per ricostruire un po' quella che è la storia vera d'Italia? Perché a questo punto io direi che ci hanno insegnato un po' una storia falsa. Ma se è vero che esiste il caso, tutto nasce per caso circa 35 anni fa. Chiacchierando sono nate delle diverse testimonianze rispetto a quello che riportavano i libri di scuola, quindi mi sono incuriosito, banalmente mi sono posto la domanda perché. Perché accade questo? Cioè perché dei testimoni oculari hanno dei ricordi che sono molto circostanziati e credibili rispetto a quello che raccontano i libri. Quindi con molta calma, con assoluta serenità, mi sono messo a fare delle ricerche, ma non c'era l'affanno di dover scrivere un libro. Nel senso che c'è un editore dietro le spalle che ti dice a un certo punto hai finito perché sono soldi, devo pubblicare. Me la sono presa con tutta calma e di tanto in tanto ho fatto interviste, poi sono stato in qualche archivio. A un certo punto, quando è arrivato il momento della tesi di laurea, come hai già anticipato, ho avuto l'opportunità di intervistare privatamente un signor Claudio Celli, che all'epoca nel 91, 1991 era sottosegretario di Stato in Vaticano, e l'ambasciatore Yuri Karlov, che era l'ambasciatore sovietico presso la Santa Sede. Quindi è stato un incontro fondamentale che ha cambiato tutto il mio approccio fino a quel momento. Quindi mi si sono aperte delle porte, dei contatti, perché a questi ho chiesto se cortesemente mi potevano indicare altre persone a cui fare domande, e quindi è nata una specie di catena di Sant'Antonio di alto livello, dove forse sono stato gradito, forse il modo di pormi mi ha permesso di fare interviste a personaggi sicuramente importanti, noti, meno noti, che hanno avuto dei ruoli nelle istituzioni, hanno avuto, diciamo, un compito importante in un determinato periodo storico. E quindi il mio bagaglio di informazioni è cresciuto. Poi nel 2017 hanno desecretato diverse centinaia di migliaia di documenti presso l'archivio britannico di Kew Gardens, quindi da là ho attinto molto, e a un certo punto è stato come avere sul tavolo tutte le 21 lettere del nostro alfabeto, quindi centinaia di documenti, senza l'ordine, perché non ho mai seguito, come ho già detto, il criterio della scrittura di un libro, ma semplicemente l'istinto, la curiosità di approfondire un argomento piuttosto che un altro. A un certo punto, immaginiamo di avere tutte le lettere dell'alfabeto sul tavolo, quindi non in ordine, guardandole,
ho capito che era giunto il momento di mettere ordine logico a tutto ciò che era stata la ricerca fatta fino a quel momento, e mi sono reso conto molto facilmente che c'era una precisa logica in tutto questo, cioè quella che Giulietto Chiesa chiamava possessori universali in eterna lotta tra loro, erano davanti a me, davanti ai miei occhi, quindi un gruppo finanziario composto da più soggetti, da più famiglie, aveva in realtà scritto la storia d'Italia e aveva applicato e sta applicando tuttora un metodo di dominio replicato 4 volte, quindi da pre-Unità d'Italia fino al 1913, dal 1914 al 1947, dal 1948 al 1989, cioè la caduta del muro di Berlino, e dal 1990 a oggi. Stesso, assolutamente lo stesso criterio ripetuto. Quindi, per dare un'idea, è un po' come se l'Italia fosse un campo coltivato, viene arato, viene fresato, viene concimato, viene seminato, innaffiato, spunta il grano. Quando il grano è maturo, il popolo italiano fa appena in tempo a prendersi qualche chicco, poi arrivano loro, mietono e si ricomincia. Quindi a ogni giro ci depredano per una ragione piuttosto che un'altra, e quindi noi non sappiamo quello che in realtà accade, perché i mezzi di informazione non da oggi ci raccontano una storia diversa, e quindi ad eccezione di qualche centinaio di famiglie italiane che sfrutta il popolo italiano per depredarlo ed è complice di questi criminali della cupola finanziaria, tutto il resto del popolo ignaro chiaramente subisce stragi, attentati, guerre civili, crisi economiche, svendite, e se la prende con chi i mezzi di informazione individuano come il bersaglio, chiaramente è un artificio, e quindi si continua, ci si rassegna fra virgolette a uno stato di fatto. E perché accade questo? Perché di fatto non è colpa nostra. Se faccio un esempio, il sole sorge a est, è ovvio, è noto, c'è la bussola oltretutto che ce lo dimostra. Immaginiamo che fino da piccoli ci raccontino che il sole in realtà sorge a ovest, ci inculcano che il sole sorge a ovest, non abbiamo la bussola, non abbiamo altri strumenti per sapere che sorge a est, per cui sorge a ovest e non si discute. Poi un bel giorno, dato che, come si dice, il diavolo fa le pentole ma non i coperchi, non i coperchi, arriva la bussola. Quindi cosa succede? Succede che qualcuno si ribella alla bussola, una minoranza, perché è molto forte il senso di sgomento, quindi non accetta di essere stato ingannato, perché bisogna lavorare su se stessi per avere la forza di dire: mi hanno preso in giro, ricominciamo, vediamo di capire quali sono i punti importanti veri. Un'altra parte che magari aveva già qualche informazione, qualche sospetto, coglie subito e torna tutto, raccontato come effettivamente si sono svolti i fatti nella realtà. Un'altra parte che magari aveva già da più tempo raccolto delle informazioni, avuto dei sospetti, diventa una tigre, perché si rende conto davvero che ci hanno raggirato, l'hanno fatto per determinati scopi, e noi siamo stati dei polli. Quindi questa è veramente una brutale sintesi di quello che accade. Lamberto, tu insomma, nella prefazione che hai fatto poc'anzi hai parlato di 4 date critiche Sì. che poi sono state un percorso e un ripercorso in maniera identica per creare degli shock a questo punto qui. Qual è la Sì. criticità che loro hanno creato e che continuano a creare per far sì che insomma vadano a raccogliere quello che loro seminano? Va detto che allora, la storia d'Italia è figlia della posizione geografica. Quindi
noi siamo in un punto geopolitico strategico, probabilmente il punto geopolitico più importante del mondo, perché l'Italia è nel centro del Mediterraneo, che è considerato dai geopolitologi un mare buono, quindi è come che fosse un'immensa pianura. Quindi è come se l'Italia confinasse, il Mediterraneo non è un oceano, quindi è facile da navigare. Quindi è come se l'Italia confinasse naturalmente con il Nord Africa, il Medio Oriente, la Russia, l'ex Jugoslavia, la Grecia, il Portogallo, eccetera. Già di fatto a nord confina con l'Austria e quindi con il Nord Europa. Controllare l'Italia significa, anche grazie allo scavo del canale di Suez, il commercio e le rotte militari in pratica di tutto il mondo, perché gli accessi al Mediterraneo sono due. Naturalmente c'è Gibilterra, artificialmente il canale di Suez, che è stato costruito, scavato tra il 1859 ed inaugurato nel 1869, quindi 10 anni ci sono voluti. Quindi di fatto noi siamo in un punto cruciale, e in epoche remote ci siamo inventati l'impero romano e quindi il Mediterraneo era il mare nostro. No? A un certo punto dei gruppi finanziari, per una serie di ragioni che nel primo volume descrivo in dettaglio con documenti, analisi, decide di costruire il canale di Suez, e quindi questo determina degli effetti devastanti nella nostra storia, perché questi gruppi finanziari si rendono conto che devono controllare l'Italia in maniera occulta, non visibile, strisciante, come dice Winston Churchill nel 1945 al nunzio apostolico Godfrey a Londra. Quindi ci sono veramente centinaia di documenti che, ahimè, dimostrano quello che sto dicendo, e quindi la narrazione ufficiale non è che fa acqua, non sta in piedi, è una favola. Quindi se va bene siamo un protettorato, se va male siamo una colonia. La cosa che ci può, diciamo, aiutare è che la nostra Costituzione, che avviene dopo, è una Costituzione sicuramente perfettibile, non è la Costituzione più bella del mondo, come qualcuno racconta, non è vero, è una buona Costituzione, però è forte, ed è la ragione per cui dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, chi ha vinto la Seconda Guerra Mondiale, in particolare l'amministrazione statunitense, obbliga il nostro Presidente della Repubblica a firmare un accordo bilaterale ogni 2 anni, evidentemente perché la nostra Costituzione sarebbe d'impiccio e andrebbe contro il Trattato di Pace di Parigi del 1947, che in realtà non è stato un trattato di pace, ma un diktat di pace, che ha messo l'Italia nello status, appunto, se va bene, di protettorato, se va male, di colonia. Ecco che se quel trattato fosse forte, non ci sarebbe bisogno di firmare accordi bilaterali biannualmente. Essendo invece una Costituzione robusta e successiva al trattato di pace, perché la Costituzione entra in vigore il 1 gennaio 1948, invece il trattato di pace è 10 febbraio 1947, ecco che per superare certi buchi legislativi del trattato è necessaria questa sottomissione biannuale. Il popolo italiano, sapendo questo, dovrebbe insorgere, non accettare più. Alberto, scusami se ti interrompo, perché mi fa nascere una domanda questa tua descrizione dei fatti. Ma quindi tutti i nostri presidenti della Repubblica sono a conoscenza del nostro essere un protettorato quando va bene o una colonia quando va male, e non hanno mai messo al corrente il popolo di questa firma? Perché è una cosa che tu mi stai dicendo ora, di cui io personalmente non ne sono a conoscenza, a meno che non vada a leggere magari il tuo libro. Ritengo che l'accordo bilaterale che viene fatto firmare non dica in dettaglio, perché ancora è stato desecretato il trattato di pace, ma non tutto, c'è una parte ancora segretata, a noi italiani non è dato di vedere. Quindi presuppongo a buon senso che i vari presidenti della Repubblica debbano firmare a torto collo, e firmano, magari
ipotizzo io, magari sono ricattabili e ricattati, quindi firmano senza opporsi. Devo ricordare che tutta l'operazione del Risorgimento, quello che ha, diciamo, passato la storia ufficiale con Garibaldi, Ro, eccetera, è una grandissima bufala. Lo scopo strategico dei gruppi finanziari che ci hanno devastato il vero Risorgimento, facendo una strage dei veri patrioti, aveva un obiettivo, erano più piccioni come una fava, distruggere il Regno di Napoli, che era il primo concorrente commerciale di Londra e Parigi, e quindi di questi gruppi finanziari. È stato rasato al suolo. La Calabria, per capirci, era la punta di diamante d'Europa dell'industria pesante. Oggi, se andiamo in Calabria, ci viene una depressione rispetto a quello che era nel 1860. Quindi era la Ruhr della Germania degli ultimi anni. Quindi l'industria manifatturiera del sud era avanzatissima, cioè la flotta commerciale e mercantile contava più di 20.000 navi, questa viene requisita da Londra e Parigi. L'industria del sud viene in parte trasferita a Genova, Milano, Torino, ma gli inglesi, quello che non si riescono a portare via loro, lo bombardano. Ci sono 100.000 morti, 160.000 deportati, quindi si portano via tutto l'oro, che è più del doppio di quello presente nell'Italia del tempo, compreso lo Stato Pontificio, quindi una montagna d'oro. Sì, il Banco di Napoli era una delle banche più ricche d'Europa. Sì, sì, assolutamente. Quindi, per di più, cosa simpatica che ho trovato nei documenti, le banche Rothschild, con tutti i soci, sono al lavoro per unire l'Italia e fare la distruzione del Sud. Prima ci provano in maniera diretta, chiedendo a Ferdinando II, che è il re di Napoli, di prendersi l'Europa da sud, ma per una serie di ragioni Ferdinando rifiuta, sostanzialmente dice: non mi interessa, rimango dove sto, non mi interessa oltre. Quindi i Savoia sono addirittura una seconda scelta. Questo va ricordato. Allora, se Ferdinando II avesse abboccato, la distruzione del sud sarebbe avvenuta dall'interno. Quindi comunque sarebbe stato distrutto. E invece in questo modo si sono serviti di Garibaldi, perché non poteva l'Inghilterra e la Francia dichiarare guerra al Regno di Napoli senza una ragione. La ragione era tutta commerciale e predatoria. Quindi hanno... Ma qual è l'obiettivo ancora più strategico dietro le quinte? Dividere con ogni modo e maniera il popolo italiano. Perché questo? Se il popolo italiano è coeso, cioè se il processo risorgimentale che era iniziato dal 1802-1857, cioè l'anno prima dei patti di Plombières, fosse andato avanti come era nato, sponsorizzato dallo Stato Pontificio e dalla massoneria italiana, ci sarebbe stata una popolazione coesa, quindi una diciamo un governo politicamente forte. Quindi l'Italia sarebbe stata economicamente forte e quindi anche militarmente forte. Ma questo avrebbe dato molto fastidio a questi gruppi finanziari, perché è militarmente forte a pochi chilometri dal canale di Suez che questi stavano costruendo. Quindi in fretta e furia hanno obbligato Vittorio Emanuele II a dichiarare l'unità d'Italia, sebbene mancasse il Lazio, Roma Capitale, il Veneto, il Friuli e il Trentino, nel 1861. E perché l'hanno fatto? Perché se si fosse svegliato un Guglielmo Pepe a caso e avesse detto: prendiamoci l'Italia, noi siamo i veri patrioti, prima della dichiarazione del regno erano patrioti, con la dichiarazione del regno diventano banditi e fucilabili. Briganti e ribelli. Esatto. Okay. Quindi cambia tutto. E perché Vittorio Emanuele è costretto a dichiarare il Regno d'Italia? Perché è già stato ricattato, ha già accettato i patti di Plombières ed è vincolato alla restituzione del debito con gli stessi gruppi finanziari che gli hanno dato soldi per fare la prima e la seconda guerra d'indipendenza. Quindi è a laccio, non può fare altro. Insomma, era con le spalle al muro e ha dovuto fare in questa maniera. Però guarda, un'altra cosa che mi fa venire in mente, Lamberto, perché tu parli, spesso hai detto il canale di Suez, e mi viene in mente che anche durante il secondo conflitto mondiale
Comunque le forze dell'asse, quindi Italia, Germania, hanno cercato di strappare agli inglesi quella parte per avere il controllo commerciale. Sì. Però, insomma, sappiamo un po' come è andata la storia, questo non è avvenuto e gli inglesi hanno comunque determinato degli scenari geopolitici in quell'area lì, che ad oggi ne vediamo i frutti marci a questo punto, direi io, perché stiamo assistendo a un genocidio di una parte di un popolo da parte di un loro alleato che è Israele. Certo. Quindi, secondo te, se fosse avvenuto l'inverso, ipoteticamente parlando, sarebbe potuta cambiare la storia, il corso della storia? La prendo un po' più da lontano. Sì. L'errore sistematico che è sempre stato fatto da chi ci ha governato è stato quello di non informare il popolo. Quindi talune scelte sono state fatte in gran segreto. Faccio un esempio banale, importante, ma non c'entra con quello che ci stiamo dicendo, per far capire. Quando l'amministrazione di Aldo Moro decide di stampare i biglietti di Stato, le 500 lire, quindi non a debito, non racconta, cari italiani, siamo vincolati alla moneta a debito. La scelta è quella di affrancarci, la via è quella di iniziare a emettere biglietti di Stato in modo da essere sovrani nella politica monetaria. Ma fa l'operazione. Quindi, eliminato Moro, qualche settimana dopo ritirano le 500 lire, è finita la festa, come si dice. Se invece il popolo è informato e sa, nel bene e nel male, perché non ci sono solo scelte belle, possono esserci anche scelte meno belle, qual è il reale stato dell'arte, diventa il popolo che è consapevole dello stato dell'arte e appoggia o meno talune scelte. Quando sono ovviamente strategiche, quella sarebbe stata una scelta strategica. Altra cosa, nemmeno Mussolini ha il coraggio di dire che l'Italia è una colonia o un protettorato, perché non inizia a essere colonia con la seconda guerra mondiale, tra virgolette, tutti dicono siamo una colonia statunitense, assolutamente no, siamo una colonia inglese, francese, statunitense, sionista. Bisogna dirle con il nome giusto le cose. Okay. Israele non è uno stato, lo stato degli ebrei, è uno stato sionista dove sono arrivati veri ebrei, perché i sionisti non sono ebrei, sono kazari, altra cosa, e i kazari sono i finanziatori di Hitler, quello che gli stermina, quindi è un po' diversa la storia, un po' molto. Quindi se Mussolini avesse detto l'Italia è una colonia o è un protettorato, dal risorgimento dell'unità d'Italia in poi, cosa sarebbe accaduto? In quel tempo l'Italia era profondamente cattolica e profondamente clericale e monarchica. Quindi in quegli anni dire una cosa del genere avrebbe messo in imbarazzo Savoia e quindi probabilmente avrebbe perso consenso. C'era l'obiettivo di fare i patti lateranensi nel 1929, quindi si sarebbe creata un'ulteriore frattura. Meglio tacere. Ovviamente i Savoia non lo dicono perché farebbero outing, farebbero insomma arachiri, no? Non lo dicono i politici della Prima Repubblica, non lo dicono perché abbiamo perso brutalmente la Seconda Guerra Mondiale. Chi racconta che in parte l'abbiamo vinta crede alle favole o ha interesse a dirlo perché è un venduto. Per essere proprio diretti, nella Seconda Repubblica sono tutti venduti, quindi non sto neanche a entrare nel merito. E quindi l'ho messo un po' giocando e scherzando, ma spero che il messaggio sia arrivato. È un tema antico, quindi avere il popolo italiano costantemente diviso su tutto, quindi nord contro sud, sud contro nord, fascisti, antifascisti, partite IVA contro operai, vax contro novax, è un terreno fertile perché così questi signori ci dominano con estrema facilità. Se noi usciamo dal gioco e quindi non abbocchiamo più e ci uniamo in quanto lo spirito di popolo, come diceva Giulietto Chiesa,
Giulio Chiesa mi ha insegnato tanto ed è sostanzialmente per colpa sua che ho pubblicato i due libri, perché nel 2019 mi disse: se non pubblichi sei un vigliacco, l'italiano ha il diritto di sapere. Io insistevo perché facesse lui tutto il lavoro, in quanto ritenevo, ma lo ritengo tuttora, che se avesse fatto lui i due volumi, all'epoca si pensava fosse un solo volume, in realtà sono circa 1200 pagine, quindi ce ne vogliono almeno due. Sarebbe Infatti stato questo è il secondo in sovraimpressione. bastava che avesse detto davanti a una telecamera: qua c'è la nostra storia, e sicuramente qualche milione di italiani avrebbe comprato i due volumi, se li sarebbe letti, avrebbe capito com'è la questione e quindi si sarebbe svegliata. Io non posso certamente fare un lavoro del genere. Nel mio piccolo ho presentato due volumi a circa 30.000 amiche e amici che sono venuti ad ascoltarmi in un anno e mezzo, quindi lo considero già un traguardo esagerato. Però è fondamentale sapere dove siamo. Il problema qual è, Leonardo? Che mistificando il nostro passato, questi criminali controllano il nostro futuro. Perché se noi continuiamo a credere a quello che è la favoletta che ci hanno raccontato, ovviamente siamo condizionati nelle opinioni, e avendo delle opinioni distorte, perché le informazioni che ci hanno dato sono sbagliate, andiamo sempre dalla parte opposta o sbagliata o non giusta rispetto a quella che dovremmo andare. Rispetto alla verità. Esatto. Quindi invece, se sapendo dove stiamo, è ovvio che può essere uno shock per qualcuno, però prima o poi bisogna passare dalla fase con il ciuccio in bocca a quella di adulti, no? Quindi Quella prima o di poi. coloro che hanno preso coscienza almeno di avvenimenti passati da non far ripetere nel futuro. Esatto. Lamberto, cioè, diciamo io starei ore e ore farti domande, cercare di capire, però abbiamo dei tempi tecnici da rispettare, magari poi lo facciamo in qualche altra Possiamo puntata ritrovare. su argomenti specifici. Certo. Però io, visto e considerato quello che sta accadendo oggi nel mondo, fare un attimo un salto a livello globale, non rimanendo nel nostro ospedale, ho notato che insomma negli ultimi 10 anni, 15, i popoli hanno cercato comunque in qualche maniera di combattere un po' questo establishment. No, anche attraverso le urne, attraverso manifestazioni, spesso anche con azioni poco edificanti. E abbiamo visto che l'establishment reagisce in una maniera isterica, strillando o coniando nuovi termini come sovranismo, populismo. Tu, che idea ti sei fatta di questo modo di voler uscire fuori da parte dei popoli rispetto a quelli che sono i diktat che vengono dall'alto e che non ci fanno comprendere nell'insieme di cose la realtà che è? Allora, va detto, nelle ricerche che ho fatto, ovviamente ho avuto in mano anche i manuali desecretati di guerra psicologica che sono stati adottati in Europa, nel mondo, ecco, ovviamente in Italia. E gli psicologi militari che li hanno creati, parlo dei manuali di prima generazione, oggi abbiamo manuali di terza generazione, quindi che sono ovviamente sotto segreto perché sono utilizzati ora. Quelli di cui parlo erano utilizzati fino alla fine degli anni Ottanta, grosso modo. C'è un passaggio interessante. Questi signori sanno benissimo che, fatto 100 la popolazione, 40% di questa riescono a manipolarla abilmente. Quindi si beve tutto. Un altro 40% è un divago. Ogni tanto c'ha dei dubbi, poi segue il primo 40% perché lo hanno fatto tutti, poi torna sui suoi passi, poi ha dei ripensamenti. Un 20% non becca mai. Questo lo sanno benissimo. Come fanno a manipolarci? Lavorano sugli 8 stati emotivi, quindi rabbia, paura, gioia, eccetera, eccetera. Per farlo usano tipicamente i mezzi di informazione che sono controllati da loro, come diceva Nathan Rothschild. Se i mezzi di comunicazione li controlliamo, la comunicazione diventa propaganda. La comunicazione controllata dall'alta finanza è ciò che fa. E quindi, che accade nei fatti? C'è un 40% della popolazione mondiale che è sotto incantesimo e non lo sa, e non lo ammette, e se glielo fai notare, morte. Si arrabbia.
è la sua zona di comfort, perché una volta che esci dalla zona di comfort e ti rendi conto che sei stato sotto incantesimo, dopo bisogna decidere. Dopo bisogna tirare fuori gli attributi e dire questo è giusto, questo è sbagliato. Questo lo faccio, questo non lo faccio. E, quindi a un certo punto cosa accade? Che questo gruppo di potere, che non è uniforme, immaginiamo quantomeno due realtà in contrasto, come diceva Giulietto Chiesa, in realtà sono tre, però nella parte, diciamo, di mondo dove siamo noi, quindi l'Occidente, ce ne sono due in contrasto. Una c'ha una visione, una c'ha un'altra. Hanno dichiarato guerra al mondo, l'hanno fatto però non in maniera tradizionale, quindi con gli eserciti, una guerra mondiale come abbiamo visto nei decenni passati. È una guerra all'individuo, al singolo. Quindi è un po' come se questa elite avesse dichiarato guerra a Leonardo, a Lamberto, a ciascuno degli ascoltatori che ci sta guardando, che ci guarderà, eccetera, eccetera. Com'è questa guerra? È una guerra sui valori, è una guerra sull'aspetto economico-finanziario, una guerra sul cibo, sulle tradizioni, su tutti i fronti, sulla medicina. Quindi dobbiamo cercare di essere, come si dice, centrati e fare un'analisi fredda. Se seguiamo il branco, finiamo nel dirupo, perché il branco corre dove vuole il pifferaio, dove vuole il pastore. Quindi dobbiamo cercare di sforzarci e usare la nostra testa, usare il buon senso per discernere tra cosa è giusto e cosa non è giusto. I mezzi di informazione, come detto, sono al servizio di questi criminali e quindi ci raccontano un film. Quel film automaticamente diventa la verità, diventa la via da seguire, perché lo dice la televisione, lo dice il giornale, lo dice l'opinionista. Chiaramente un opinionista tipicamente venduto è al servo di loro signori. È al servizio di loro signori. Quindi dobbiamo sempre fare un lavoro noi di discernimento e di comprensione. Questa guerra, come si diceva, è iniziata da un po' di tempo. Negli ultimi anni si è acuita e più visibile. Sono venuti allo scoperto sempre di più. Pensiamo banalmente alla cerimonia di apertura e chiusura delle Olimpiadi, piuttosto che a Sanremo, piuttosto che all'inaugurazione del San Gottardo. È un gruppo, diciamo, di soggetti che ha particolari usanze e credenze da parecchi secoli. Che vuol trasmettere. Esattamente. E questo lo fa per una serie di ragioni, non sto qua a dire perché sennò si allunga veramente la puntata. Quello che noi dobbiamo fare è sicuramente discernere e dire no, perché il loro potere dipende dal nostro consenso. Se noi non diamo il consenso, togliamo loro qualsiasi leva di potere. Per avere un'idea, nel mondo ci sono poco più di 8 miliardi di umani e loro sono grosso modo in tutto 80.000, compresi consiglieri e le badanti. Esatto. Quindi il rapporto è chiaramente a nostro favore. È evidente che se queste informazioni vengono taciute, si sta facendo un regalo a questi signori e quindi la questione perdura. C'è da dire di buono che noi vediamo oggi, salto all'oggi, vediamo un acuirsi di aspetti militari, ma la guerra in corso è anche economica finanziaria, economico-finanziario, e per così dire energetica, quindi è uno scontro a più livelli.
So che dire guerra a livello di energie, qualcuno storce il naso e dice: ma quello che ti sta dicendo? In realtà, invito chi dovesse dubitare a informarsi in maniera opportuna. È uno scontro titanico tra due forze che viene fatto anche a livello nostro basso. Banalizzo di nuovo. Perché il calcio, il gioco del calcio viene tanto enfatizzato, tanto sponsorizzato, oltre al giro di soldi che c'è dietro? Perché si crea un'egregora. Che cos'è un'egregora? È un'energia che può essere positiva o negativa. È evidente che se ci sono 100.000 spettatori, 50.000 contro 50.000 che si accaniscono uno contro l'altro, generano odio, tensione, rivalità. È un'egregora negativa. E quindi questa egregora negativa aiuta chi sta sopra, prende energia. Figuriamoci una guerra dove, oltre all'accanimento tra una parte e l'altra, c'è il sangue, che è un elemento C'è la fondamentale morte. nei rituali di questa gente. Il sangue è un elemento costante. Quindi, preciso, in una trasmissione del genere non posso, non voglio andare in profondità. Perché davvero diventerebbe lunga, magari interessante, ma non è il contesto. Mi limito a dare qualche riferimento per poter far capire che è molto più ampio il discorso di quello che ci immaginiamo. E quindi noi oggi cosa possiamo fare? Possiamo dire no, fermarci e non accettare il gioco. Perché questi hanno interesse l'ho detto Trump qualche giorno fa, siamo nelle condizioni di circa 100 anni fa, prossimi a un crack finanziario e a una guerra globale. Lo ha detto lui, credo l'8 di agosto, Il 9 no, mi sembra, il 9, l'8-9, esatto. quindi è la realtà. E perché accade tutto questo? Perché questa cupola è arroccata in Europa, anche Sì, lo sappiamo. se non ci sembra possibile. La NATO è l'esercito di questa cupola, non è l'esercito degli Stati Uniti, non è l'esercito britannico. La testa è apolide, quindi non c'è uno stato specifico che determina, come nelle guerre ottocentesche, per capirci, e quindi sfugge. Dove sta il colpevole? E ha creato del denaro finto dal 1971, denaro fiat, quello che noi abbiamo, come quello del Monopoli. Ha speculato nell'alta finanza, quindi guadagni facili derivanti non da prodotti veri, per cui produciamo, che ne so, questa Una penna. ricchezza materiale, sì. Esatto, e mettiamo un guadagno e ci paghiamo magari le tasse ed è una cosa vera, ma sulla speculazione finanziaria, con guadagni colossali. Quindi chiaramente hanno fatto reato costante di insider trading, quindi hanno determinato le regole del gioco, la popolazione quando era il momento di vendere ha comprato e quando era il momento di comprare ha venduto perché loro hanno influenzato il mercato. Quindi si sono fatte le budella d'oro. Adesso che siamo arrivati alla fine del gioco, hanno trasformato e stanno trasformando denaro, carta igienica in beni veri, in miniere, in mezzi di produzione, in industria, e perché sanno che il crack potrebbe essere prossimo. Quindi negli Stati Uniti è stata fatta una legge prima della, diciamo in tempi quando c'era ancora Trump, la Power Act, che sta a dire: avete trasformato soldi falsi in beni veri perché la popolazione ha venduto, ha ceduto, i governi Esatto. corrotti. Bene, se crollano le banche, se la finanza salta, non è che ve la cavate così, si ritorna al prima. Quindi i beni che avete acquistato con denaro finto facile, che avete Ritornano stampato, ai veri torna. proprietari. La stessa legge, non si chiama Power Act, è in Russia. Qua in Europa manca, quindi qua stiamo scoperti. Questa Guarda caso. cosa bisogna saperla, perché se la sappiamo evitiamo fastidi. Però la popolazione, se è ancora a livello
di idolatrare Garibaldi perché è un santo, di ritenere Mussolini un cane rabbioso e Moro ucciso dalle Brigate Rosse, il lavoro è lungo. Sì. Molto lungo, secondo me. Però guarda, tu hai detto una cosa interessantissima, a mio avviso, che poi sicuramente affronteremo in un altro format, perché sul canale di Radio 28 io con Cosimo Massaro faccio una trasmissione che si chiama Risveglio Globale. Sì. Perché questo titolo abbiamo dato? Perché, come tu hai detto, la guerra titanica non è soltanto una questione economica, militare, ma soprattutto di energia e di vibrazioni. Se noi riusciamo a tenere alte queste energie, queste vibrazioni, perché tu hai dato una soluzione in questa trasmissione, bisogna dire no. Ok? Non per partito preso, ma per conoscenza dei fatti. Nel momento in cui noi siamo capaci di tenere le vibrazioni e le energie alte, a mio avviso, a prescindere dalla questione numerica soverchiante da parte nostra verso l'elite, avremo più vita facile, perché non ci faremo colpire sui 7-8 sentimenti che loro vanno a colpire ogni qualvolta. Quindi, Lamberto, io veramente ti vorrei invitare anche una trasmissione con Cosimo, dove parlare di energia umana. Sì, di energia umana, non un'energia nord-prima piuttosto che elettrica. Questo è l'intento. E poi nelle prossime trasmissioni, insomma, vorrei parlare del trattato di Cassibile, di Aldo Moro, di storia che, insomma, noi ci portiamo dietro. Io non le ho vissute quei momenti là, non ero ancora nato, però chi ha vissuto quegli anni là spesso ne sento parlare in un certo modo. E leggendo e ascoltando un po' le cose che tu hai detto, mi sembra che abbiano tutti degli altri risvolti. Quindi ti pregherei di voler venire, insomma, a fare altre puntate andando nello specifico rispetto a quegli argomenti. Sì, con piacere, assolutamente. Io nel secondo volume parlo in maniera molto approfondita della questione di Moro. Faccio una battuta. Moro è stato assassinato nel 1978, doveva essere il nostro Presidente della Repubblica. Moro non avrebbe mai, mai, mai firmato l'atto di sottomissione all'amministrazione statunitense. Mai. E quindi ci troviamo Pertini. Pertini non è il Pertini che noi immaginiamo, e quando mi sono letto i documenti su di lui sono veramente collassato, perché abbiamo avuto un personaggio che la stampa ci ha raccontato essere l'eroe partigiano, in realtà era un criminale assassino, nato a Roma. Venduto al servizio servizio OSNA, servizio jugoslavo, era compare di Tito, era nell'organizzazione militare segreta del Partito Comunista Oscurità, era nei vertici, un personaggio veramente di ultima, come si dice, però proposto in una maniera carina perché faceva comodo a Londra. Sì, insomma, è stato definito il presidente degli italiani, tanti lo ricordano ancora con tanta nostalgia, e io, ascoltando delle tue trasmissioni, ho detto: cavolo, ma è mai possibile che Pertini non è quello là che io ho assorbito in questi anni? Lo dico con una battutaccia, un maiale col frac. Ecco, hai sintetizzato il discorso. Lamberto, io veramente mi dispiace dover chiudere la trasmissione, ti sono sincero, perché avevo anche altre domande da farti. Ci sarà un'altra occasione. Ci promettiamo che la prossima volta affronteremo dei temi specifici. E quindi io invito tutti i nostri spettatori a condividere questo documento, questa puntata, e ad andare ad acquistare il tuo libro, non perché faccio la marchetta, semplicemente perché ci sono delle cose che, a mio avviso, vanno sapute, devono andare nella direzione della conoscenza, e i tuoi due volumi portano in quella direzione. Ma credo sia importante, ora, a monte dobbiamo considerare due aspetti che prescindono dalla storia e da tutto il resto. Nel primo volume si spiega in maniera particolareggiata come funziona l'informazione e com'è strutturato e come agisce il potere, quindi con la piramide che descrive esattamente come è fatto. Sapendo questo,
e entrando quindi nel merito, si riesce ad affrontare la realtà vera della nostra storia, non dico in carrozza, perché comunque il lettore, anche se sono molto scorrevoli per come sono stati scritti, avrà vita facile, perché ogni tanto qualche informazione è davvero dura da digerire, però c'è lo schema e quindi c'è un supporto, ma dobbiamo conoscere la realtà dei fatti e sapere che l'informazione e il potere hanno una loro logica. Quindi questo purtroppo è la realtà e bisogna affrontarla prima o poi. Beh, noi lo stiamo già facendo insomma informazione, divulgazione. Poi è probabile che a fine ottobre faremo un evento su Salerno, se riusciamo ad organizzarci. Quindi Lamberto, io veramente ti ringrazio tanto a nome di Radio 28 e a nome di tutti i nostri amici spettatori. Sei invitato per una prossima puntata. Grazie Leonardo, grazie a tutte le amiche che ci hanno ascoltato e che ci ascolteranno. Un abbraccio. Ciao a tutti. Ciao.